un'appassionata di, diciamo, di tre cose fondamentalmente che erano tutte un po' disgiunte fra loro. Una è la medicina e quindi il servizio come medico alle persone. L'altra è l'innovazione sociale, quindi la possibilità, cioè i progetti sociali intesi come solidarietà col mondo in via di sviluppo, che è una cosa che mi ha sempre appassionato, soprattutto in adolescenza, nei primi anni dell'università e anche poi dopo come medico ho lavorato in diversi ospedali, e poi una grande passione per la tecnologia e il digitale. La cosa che mi ha appassionato di questo progetto e dell'idea di pazienti.org è stata proprio quella di poter unire queste tre componenti, e quindi mi appassiona così e la porto avanti con tanta determinazione perché mi permette di coniugare le cose che per me sono più belle, più motivanti, e allo stesso tempo con questa vena geek che mi contraddistingue. Beh, c'è stato un momento molto importante, che è stata una conferenza che ho seguito di un amico, Davide Osimo, che è uno dei maggiori esperti di democrazia partecipativa sulla rete, durante la quale lui ha accennato a un'esperienza inglese che è quella di Patient Opinion, che mi ha appassionato perché era proprio un sito che condivideva esperienze di sanità su alcuni ospedali pubblici dell'Inghilterra, in particolare Inghilterra del Nord. E mi ha talmente incuriosito quest'idea che sono andata subito a conoscere Paul Hodgkin, il fondatore, con l'idea di fare qualcosa di analogo, perché mi appassionava il tema della trasparenza e pensavo che in Italia ci fosse bisogno di qualcosa di simile, e soprattutto perché in Italia parlare di trasparenza di per sé è qualcosa di già molto innovativo da solo. Poi in realtà da quel momento, che è stato quasi 2 anni fa, la nostra idea si è talmente evoluta e si è talmente modificata nel tempo che di quel nucleo originario è rimasto solo la scintilla, appunto, però è stato senz'altro determinante quell'incontro in quel momento in cui forse avevo proprio bisogno di sentire un'ispirazione. Per me l'innovazione è qualcosa di molto essenziale, nel senso che al di là di tanti concetti retorici, penso che la cosa essenziale sia riuscire a trasformare cose che prima erano complesse in cose semplici, quindi alla portata delle persone. Fondamentalmente si tratta di trovare l'uovo di Colombo tante volte, ma di applicarlo in un modo diverso da come è stato applicato fino ad allora. Quindi nell'ambito in cui siamo specializzati noi è quello banalmente di consentire alle persone di diventare protagoniste della propria salute e di poter scegliere in maniera più consapevole e più informata dove curarsi, in base ai suggerimenti di altre persone, in base a un modello di comunicazione diverso. L'idea di dimostrare che è possibile una cultura imprenditoriale nuova, diversa, innovativa, che crei valore e non semplicemente profitto, ma che sappia coniugare il profitto con il valore sociale. Questa è una sfida molto importante e noi l'applichiamo non solo nel servizio che diamo agli utenti e che diamo al mondo della sanità, che è estremamente attenta cioè il modo in cui ci proponiamo è estremamente attento ai loro bisogni. Quindi l'idea proprio di un'impresa e di un imprenditore che sia utile alla società, al servizio della società, e che sappia trarre profitto dal rendere positive cose che prima erano complesse. L'idea della camicia rossa secondo me è molto bella perché ci richiama al fatto che siamo italiani, che l'innovazione la dobbiamo fare in Italia e che, come diceva Riccardo Luna, è molto bello essere bravi e andare a fare ricerca, fare start-up all'estero, ma credo che si sia doppiamente innovatori restandole e facendole in Italia, e quindi penso che quel poster abbia un significato molto molto particolare, specialmente diciamo nell'anno dei 150 anni dell'Unità d'Italia.